Francesca Bocchino, sono in servizio presso il nucleo investigativo del Comando Provinciale di Avellino. Sono uno dei militari specializzati nella gestione degli atti di violenza di genere. Come avete potuto vedere, le mie colleghe relatrici hanno affrontato la tematica della violenza di genere, ognuna diciamo per la parte di competenza. L'avvocato D'Agostino vi ha voluto fare excursus anche normativo, l'amica Rosaria vi ha parlato di quelli che sono i dati, le statistiche e ciò che effettivamente l'istituzione cerca di fare in termini di supporto, di strumenti contro la violenza di genere. Io rappresento qui oggi le forze di polizia, in particolar modo l'arma dei carabinieri, di cui mi onoro di portare la divisa. Vi ho detto prima che sono una dei militari specializzati nella gestione dei reati di genere. Perché? Perché così come avete visto il nostro ordinamento giuridico è cambiato, così come sono cambiati i tempi, e per noi un baluardo è sicuramente il 2009, con l'introduzione all'interno del nostro codice penale del reato di atti persecutori. Così anche l'arma dei carabinieri ha voluto porre l'attenzione su quello che era un fenomeno che fino a quel momento, dal punto di vista giuridico, rientrava in un grandissimo calderone, che era l'articolo 660 del codice penale, la molestia alle persone. In questo grande calderone rientravano tutti quei comportamenti che poi sono stati tipizzati nel 2009 come l'atto persecutorio, no? Quindi perseguitare una persona anche attraverso le telefonate, anche attraverso gli accostamenti. Ma precedentemente, qual era la problematica di questo articolo 660? Che all'interno del nostro codice penale era una contravvenzione. Allora immaginate, lungi da me quello di fare una lezione di diritto penale, immaginate il codice penale come un grande contenitore, suddiviso in due contenitori più piccoli, dove ci sono i reati più gravi, che sono i delitti, e i reati meno gravi, che sono le contravvenzioni. Dal punto di vista quindi della repressione e della punizione, no, di colui che si rendeva responsabile di questo tipo di attività, in pratica che cosa succedeva? Succedeva che si arrivava in tribunale, l'indagato, ormai diventato imputato, chiedeva l'oblazione, quindi la possibilità di estinguere reato e pena pagando all'incirca 257 euro. Vi immaginate quanto poteva essere svilente per una donna che comunque aveva fatto tutto il percorso di accettazione della violenza, la consapevolezza di dover chiedere aiuto, quindi si era recata in una caserma dei carabinieri oppure in un commissariato o in una questura della polizia di Stato, dopodiché arrivava in tribunale, doveva necessariamente ripetere tutto quello che aveva già denunciato e che cosa vedeva? Vedeva che questa persona, pagando, estingueva reato e pena, cioè significava che per la legge in quel momento lui non esisteva più, non era mai transitato. Che cosa succede allora? Viene tipizzato il reato di atti persecutori, però ci si è subito resi conto che affrontare poi un'attività di indagine per quanto riguarda reati di questo genere era una cosa ben diversa da quella che era l'attività di polizia giudiziaria che avevamo svolto fino a quel momento. Come arma dei carabinieri sono più di 200 anni che noi siamo al servizio del cittadino. Ci ha sempre contraddistinto una grande empatia, no? nelle persone della comunità che ci hanno accolto. Non per altro perché siamo presenti fin nei nostri comuni più piccoli. Però c'era la necessità di una professionalità diversa. Nel 2009, parallelamente all'introduzione quindi nel codice penale degli atti persecutori, l'arma dei carabinieri decide di istituire una sezione atti persecutori all'interno del nostro RACIS, che è il Raggruppamento Centrale di Investigazioni Scientifiche. Per capirci è il famoso RIS di Roma, che però fa anche da coordinamento, quindi anche raggruppamento centrale per le nostre investigazioni scientifiche. Chi c'è in questa sezione atti persecutori? Sono ufficiali di polizia giudiziaria, ufficiali dell'arma dei carabinieri, sono tutti laureati in psicologia e hanno una duplice funzione. Una che è quella di essere a supporto del comando territoriale, quindi parliamo dei nostri piccoli comandi, stazioni o compagnie, laddove abbiano bisogno di gestire un'attività di indagine più complicata per reati di genere, e poi svolgono in piccolo per la nostra parte di competenza di forze di polizia quello che è il ruolo che svolge l'osservatorio, quindi fa una raccolta dati e una statistica.
Immaginatevi però di che dati stiamo parlando rispetto alla violenza di genere. Non c'era possibilità di pensare che una sola sezione di atti persecutori potesse poi essere efficace su tutto il territorio nazionale. Da lì viene la necessità quindi di formare e di specializzare all'interno di ogni comando provinciale delle figure che poi debbano essere non solo un punto di riferimento per la nostra sezione centrale, ma che siano sui nostri territori di competenza quel supporto all'arma territoriale. Questo è il mio ruolo. Perché vi ho voluto fare questa precisazione? Per farvi capire che quando si parla di reati di genere dobbiamo tenere presente dei concetti fondamentali che l'arma dei carabinieri ha fatto proprio e cerca poi di rendere effettivi. Sicuramente il primo è la prevenzione, ne abbiamo parlato tanto oggi, ne abbiamo parlato tutte, abbiamo parlato di retaggio culturale, che è una grande difficoltà far capire alle donne quanto il circuito della violenza è un circuito che deve essere rinnegato e non accettato perché ci hanno insegnato così. L'accoglienza. Perché l'accoglienza? Perché per una donna vittima di violenza riuscire a chiedere aiuto in qualunque forma lei possa ritenere opportuno è difficilissimo. Dopo l'accoglienza la donna di che cosa ha bisogno? Di una grandissima professionalità, perché affrontare un'attività di indagine o relazionarsi con una donna vittima di una delle molteplici possibilità in cui si può manifestare la violenza di genere è un qualcosa di totalmente diverso. Prendere una querela per una violenza sessuale non può essere assolutamente paragonabile a raccogliere una querela anche se fosse per una rapina, quindi dove comunque ci sia stato un evento di minaccia o di violenza. E soprattutto l'efficacia. Perché l'efficacia? Prima abbiamo parlato delle sentenze, dell'utilizzo dei termini, no? Che hanno suscitato tanto scalpore. Io purtroppo mi addosso una colpa, perché? Perché la polizia giudiziaria non è altro che il braccio dell'autorità giudiziaria. Se io fallisco nella mia attività di polizia giudiziaria, purtroppo, non solo farò in modo che il colpevole, l'indagato che deve diventare imputato, possa essere punito, ma soprattutto pongo a rischio ulteriore non solo quella donna che in quel momento è stata vittima di violenza, ma tante altre donne che possono esserlo. Le donne sono ancora poco informate su quelli che sono gli strumenti forniti dalla normativa a sostegno di questa battaglia, perché è una battaglia. È una battaglia, sono anzi guerre che forniscono anche delle vittime e i dati purtroppo li abbiamo visti già in precedenza. Quindi qual è la nostra problematica fondamentale? Cercare di far capire alle donne che dal circuito della violenza si può uscire, ma quali sono gli strumenti? Quali sono i passaggi? Allora, voi considerate che da noi in caserma arrivano quasi sempre sul crash emotivo dell'ultimo evento di violenza. Spesso arrivano in tarda serata, spesso sono accompagnati da figli minorenni. Hanno preso coraggio e sono arrivate in un comando di polizia, ma già nel momento in cui il tempo materiale di scendere io dal mio terzo piano e riuscire a parlare con loro in un ambiente sicuramente più confortevole, tant'è che al comando provinciale a dicembre abbiamo inaugurato una sala per le audizioni protette, ma che ha anche una sala per la raccolta della querela in un ambiente che, pur mantenendo la sua istituzionalità, deve cercare di essere meno invasivo per quanto riguarda la donna, perché è difficile, già è difficile entrare in un comando di polizia sul proprio territorio perché si ha paura che il carabiniere o il poliziotto di turno possa conoscere il marito, il convivente o l'amante, perché noi dobbiamo anche capire che ci sono migliaia di situazioni che si possono paventare nel momento in cui una donna viene invece di essere vittima di violenza. Qual è la nostra difficoltà? È appunto quello, nel momento in cui io riesco a parlare con la donna già fa un passo indietro. Perché? Perché non sa che cosa l'aspetta dopo. Io impiego dalle 3 alle 5 ore per raccogliere una querela degna di essere chiamata tale per reati di questo genere. Perché? Innanzitutto devo spiegare alla donna che cosa sto facendo.
devo spiegarle quali sono i passaggi che verranno. Molte donne hanno il terrore che dopo aver sporto la querela, io immediatamente chiami la persona che è stata denunciata e gli dica: ma che hai fatto questo, questo e questo, non lo devi fare più. Quindi hanno il terrore. Allora io sono lì a spiegarti che la querela non è altro che l'atto iniziale di un procedimento che prevede l'inoltro di quella querela con i preliminari accertamenti di polizia giudiziaria alla procura, che grazie alla nuova normativa con la 119 del 2013 ci permette un'iscrizione d'urgenza, e credetemi è importantissimo, perché per i reati ordinari almeno al momento la procura di Avellino porta un ritardo di 2 mesi. Ma come si raccoglie una querela da una donna vittima di violenza? Qual è la modalità? Ma secondo voi mi posso mettere al computer e comincio a fare le domande, a scrivere così senza guardarla neanche in faccia? Assolutamente no. E allora come si fa? Si utilizzano degli strumenti, per esempio l'intervista cognitiva o l'intervista strutturata. Sono modalità che sono state già utilizzate, già testate anche in psicologia per permettere che cosa? Permettere alla donna di modulare i tempi del racconto e soprattutto fargli emergere il ricordo. Perché è pur vero che l'operatore di polizia, e parlo di tutti gli operatori di polizia, quello che fanno in un primo momento è un pronto soccorso psicologico, perché la donna che arriva in queste condizioni vuole piangere, non vuole parlare, vuole solo certezze. Quindi in quel momento ti togli la divisa, diventi l'uomo e la donna che sei, l'abbracci, l'ascolti, aspetti, e quando sei riuscita a normalizzare il suo stato d'animo, allora ti rimetti la divisa e cominci a dire: adesso ti devo aiutare, forniscimi gli strumenti per poterti aiutare. Quindi che cosa facciamo? Aspettiamo che la donna racconti, e questa cosa costa tempo. Ve l'ho detto, io impiego dalle 3 alle 5 ore e vengo ritenuta già una di quelle abbastanza veloci. Io spengo il cellulare, la donna la faccio sedere, noi abbiamo le scrivanie che sono state già, diciamo, sistemate in modo tale che la donna non abbia mai alle spalle la porta. Perché? Perché voi immaginate una persona che vi deve raccontare la propria vita, vi deve raccontare di quello che avverte come un grandissimo errore, vi deve raccontare di come si sente in colpa per quella violenza, no? E poi c'è uno che entra senza neanche bussare, o il cellulare che squilla e voi siete lì che dite: no, un attimo. No, anche questo fa parte della professionalità. Quando si raccoglie una querela del genere non c'è assolutamente nessuna giustificazione, i cellulari si spengono, si avvisa il collega che si sta raccogliendo una querela del genere, e se bisogna spendere 3 ore si spendono 3 ore, se bisogna spendere 5 se ne spendono 5.